Bentornati a tutti a Fight Zone, bella gente. Qui è Sasao D con il secondo appuntamento con i personaggi di Guilty Gear Xa. Oggi si parla di Saul Bellner, uno dei poster boy del gioco e uno Shoto, un personaggio molto semplice da usare e devastante a corto raggio, che dopo poche sessioni garantirà molte soddisfazioni al giocatore che lo sta utilizzando. Saul si concentra principalmente sul pressing estremo a corto raggio, anche se non possiede proiettili a lunga gittata, è in grado di sopperire a questa mancanza grazie a normal e special in grado di interrompere il gioco avversario e una volta che gli arriva vicino non lo lascia più. Io sono Sasao D e questo è Fight Zone Tutorials. Saul preferisce l'approccio a corto raggio. Il suo stile è quello del rushdown e pur non possedendo alcun tratto particolare è in grado di mantenere un gioco solido durante il corso del match e una volta che entra dentro le difese avversarie comincia il suo pressing formato da Gunflame, YRC e tutta una serie di anti-air per punire i giocatori più saltarini. Per entrare, Saul possiede tutta una serie di normal per mantenere il pressing e, data la sua natura di Shoto, sono molto efficaci. Far Slash, proprio come nel vecchio gioco, è il suo colpo migliore per punzecchiare l'avversario. Lungo raggio d'azione, recupero molto corto e può essere seguito da altre due normal in base alle proprie esigenze. 5H, anch'esso a lungo raggio ma più lento, o 2S, pensato come metodo per accorciare il recupero dalle normal più lente, anche in caso di colpo mancato. Jumping S è un'ottima normal nel caso vogliate approcciare l'avversario dall'alto o per continuare il pressing aereo. E Jumping H è una normal composta da due colpi che permette di colpire ciò che sta di fronte a voi. Infine, Jumping K, al pari di Jumping S, permette di attaccare da una distanza di sicurezza e può essere usato come cross, colpendo letteralmente alla schiena il proprio avversario. In aria, Jumping P può essere spammata a ripetizione per bloccare l'avversario mentre si è in aria e una volta che toccate il suolo potete continuare con 2K e o prendere spazio per ricominciare il ciclo di normal e special. Una volta raggiunto l'avversario, Saul mostra il suo vero potenziale. K è il vostro primo colpo nella maggior parte dei casi, dato che è una delle norme più veloci a disposizione e vale doppio data la sua natura da anti-air, assieme a 2H che permette di confermare in una combo. Non solo quello, ma entrambe vanno parate con Faultless Defense, quindi se non faranno danni alla vita, lo faranno alla tensione. 2P e P sono ottimi tool per stuzzicare l'avversario a corto raggio, dato che dopo potete continuare a punzecchiarli ancora con 2P o passare a tradimento ad una presa o alla vostra command throw, di cui parleremo più tardi. 2K è un'ulteriore alternativa ed è un colpo basso che assieme a K vi permette di bloccare l'avversario sul rialzo e forzarlo a rialzarsi dopo ogni atterramento. 2D è uno sgambetto che atterra l'avversario, ma sul blocco è particolarmente unsafe. Può essere reso più sicuro cancellando in una qualunque special, in particolare Bandit Revolver e Gunflame. Per ultimo, 6P è un ottimo anti-air ed è il vostro combo starter all'angolo e impedisce all'avversario di tentare la fuga per via aerea. In caso non vi troviate all'angolo potete tuttavia confermarli in un atterramento, ma vedremo dopo come. Occhio però, Saul perde la presa facilmente tramite il Faultless Defense avversario e va dunque imparata la moderazione. Tuttavia, ciò non vuol dire che non potete rimediare in altro modo e a questo le vostre special vi aiuteranno molto. Gunflame è il proiettile principale per bloccare l'avversario dal fare qualsiasi cosa sul rialzo, dato che sarà costretto a bloccarlo. Diventa temibile utilizzato assieme al YRC, può essere usato anche per forzare l'avversario a saltare e dunque anticiparlo e su counter garantisce una combo, oppure potete usare la versione finta per tagliare il recupero di colpi unsafe. Potete anche usarlo per spaventarlo e colpirlo con la wild throw o con un dust ben piazzato, e in caso di riuscita lanciarlo all'angolo e scaraventarlo a terra pronto per un altro mix-up. A proposito di Command Throw, Saul possiede la Wild Throw. Questa throw non può essere interrotta e garantisce una combo aerea facile, ed è particolarmente utile all'angolo per iniziare i vostri dust loop. Fafnir è un colpo diretto che non può essere usato durante le norme. Scaraventa l'avversario a terra e lo porta dall'altro lato dello schermo. Su counter la combo è praticamente garantita e anche se viene bloccato si può continuare il pressing da lì. Volendo si può seguire con un altro Fafnir, ma questo trucco funziona solo in caso in cui l'avversario non possieda normal abbastanza veloci, dato che basta un colpo basso per fermarlo. Se usato assieme al YRC potete usarlo come mezzo per muovervi velocemente per un mix. Bandit Revolver colpisce l'avversario lanciandolo in aria e durante il secondo colpo è possibile usare il Roman Guns per portare all'angolo l'avversario. Tuttavia non è completamente safe, ma se usate un po' di spacing prima dell'utilizzo praticamente lo diventa. La sua evoluzione è Bandit Bringer, un colpo che va parato alto e garantisce una piccola combo se abbastanza vicini. In caso di counter, scaraventa ancora più in alto l'avversario, permettendovi di inserire un altro Bandit Bringer, e può essere usato anche durante le combo tramite Red RC. L'unico problema è che è abbastanza rischioso, dato che vi porta abbastanza vicini all'avversario e su blocco può costarvi caro. Riot Stamp
lancia solo all'indietro per poi scaraventarsi contro l'avversario, molto simile al Dandy Step di Slayer, ma molto più rischioso. È composto da due colpi e causa un wall bounce che è possibile seguire con un air dash, e meglio ancora è un colpo che va parato alto. In caso di blocco può essere seguito da vari attacchi o potete chiudervi a riccio per difendervi. Se vedete un proiettile in arrivo potete usare il wire seal per interrompere il tutto. Break lancia solo in picchiata con un pestone e crea una torre di fuoco poco più avanti, anche se ha un buco in mezzo a lui e la torre. È un colpo abbastanza efficace e può essere usato insieme al wire seal per un trasporto veloce al suolo. Usato sporadicamente può sorprendere l'avversario incauto. Per ultimi avete Volcanic Viper e Ground Viper, due colpi simili ma al contempo diversi. Volcanic Viper è un Dragon Punch che conclude tutte le combo di Soul e è anche il tool più difensivo e rischioso che Soul possiede. È imbloccabile in aria, ma proprio perché l'avversario se lo aspetta vi potrebbe anticipare dalla distanza o bloccarlo tramite Faultless Defense, il che apre Soul ad una combo piena e all'atterramento. Non può essere fermato tramite YRC o Purple RC. Può essere interrotto solo usando il Red RC e solo su blocco. Se va a segno però può essere seguito da Knockdown per atterrare l'avversario e iniziare il gioco di Okizen. Ground Viper è simile a Volcanic Viper ma è un colpo basso da usare sporadicamente e premendo tutti i tasti si può aumentare il numero di colpi e il danno. Una particolarità del colpo è che è molto basso permettendogli di passare sotto molti proiettili. Può essere interrotto solo da un Red RC su blocco, dunque occhio a quel che fate. Soul possiede solo due overdrive a sua disposizione, uno come contrattacco e l'altro per finire l'avversario. Tyrant Rave lancia l'avversario al muro e su counter causa un wall bounce che può essere sfruttato per completare il tutto con una combo a vostra scelta. Dragon Install trasforma Soul in una specie di drago infuocato, amplificando gli effetti di tutte le sue specie. Rende più sicure le special safe, più rischiose le mosse unsafe, rende Soul molto più veloce e caotico da controllare e trasforma Tyrant Rave in un cannone a schermo pieno che se a segno o su blocco causa danni enormi alla tensione o alla vita avversari. Ottiene accesso anche ad una Command Throw Aerea, PBB, utilizzabile sia da sola che durante una combo. Questa trasformazione è utilissima per finire l'avversario in maniera sicura. L'unica fregatura è che dopo un certo lasso di tempo la trasformazione si annulla e Soul rimane scoperto. Fate in modo che la trasformazione finisca il vostro avversario, se potete concludete usando Tyrant Ray, il che darà a Soul il tempo per riprendersi. In termini di alternative, Soul non possiede parecchie scelte. Il suo piano principale è tartassare l'avversario con un misto di Normal più Gunflame seguito da YRC. Detto questo, ciò non vuol dire che non sia temibile. Ecco un paio di trucchi che a Soul piace usare il più del tempo e ben presto scoprirete che il Gunflame è il miglior tool a vostra disposizione. Torniamo indietro a SP. Vi ricordate che avevo detto che era possibile convertirlo in un knockdown? Ebbene, anche se il timing è abbastanza stretto è possibile buttare a terra l'avversario seguendo questa stringa, ma richiede l'uso dell'instant air dash al momento giusto. Ora, nel gioco sono presenti varie sfide, di conseguenza la maggior parte delle combo che sentirete durante questa sezione saranno prese direttamente dalla Challenge Mode di Guilty Gear Xrd. Partendo da quelle che utilizzerete più spesso ci sono le seguenti. Le sfide 25, 26 e 27 sono tutte combo che praticamente finiscono alla stessa maniera, tutte con un knockdown e permettono di partire con gli Okizen. Sfida numero 28 la userete sporadicamente, ma vi permette di convertire Riot Stamp in un Knockdown.
La Sfida 31 è la vostra corner combo base, che introduce al concetto di Dust Loop Combo. Detto in poche parole, vi permette di connettere più volte Jumping D, che per solo vuol dire danni grossi. Tuttavia, più il numero di colpi è alto, più sarà difficile inserire altri Jumping D. Anche se la Sfida 31 vi introduce a questo concetto, la vera combo sta nella sfida numero 37, dove dovrete imparare il tempismo del Dust in salto. Dovrete attendere il momento in cui l'Elsa dalla spada di soldi indietreccia per poterla usare. In poche parole, dovrete aspettare la fine dell'animazione. La sfida numero 32 è ottima per portare l'avversario dall'altro lato dello schermo, ma può essere modificata in modo che funzioni su tutti, mantenendo un buon danno. Tuttavia, entrambi i metodi sono efficaci. Per finire, la sfida 38 è una delle combo che va modificata, dato che confermare Fafnir può essere complicato dopo il secondo Dust Loop. Proprio per questo la modificheremo un po' per renderla molto più semplice a causare lo stesso danno della combo indicata nella sfida. In altre parole, seguite questa strada. Bene, con questo abbiamo finito. Fatemi sapere se questo stile di guida vi è piaciuto e lasciate un pollicione in su in quel caso. E ovvio, sono sempre aperto a consigli per migliorare e se volete partecipare a qualche tutorial fatemelo sapere e troveremo un modo per creare qualcosa, dato che questo canale vuole essere un punto di ritrovo per appassionati dei fighting. Un'altra cosa, ho appena aperto la pagina di Fightzone su Facebook, ma ancora non ho messo nulla, dato che non ci sono ancora persone. Quindi perché non incominciate a radunarvi anche lì, così magari dopo vi metto un po' di robetta? Se volete rimanere aggiornati sui video, potete iscrivervi al canale, dove troverete match su vari fighting. Detto questo, ci si vede alla prossima puntata di Fightzone Tutorials. Qui sta Savo D, out!